abbiamo avuto comunque delle influenze particolarmente strane nel periodo fine dicembre-gennaio. Però il quadro radiologico o TAC nei casi più gravi era un quadro particolare di polmoniti interstiziali particolarmente importanti, come negli altri anni non si era mai visto. Però è vero, non c'era relazione, o perlomeno non si riusciva a trovare relazione con viaggi in Cina, Eh già. o comunque contatti con sicuri o riferiti con persone provenienti dalla Cina. Ma perché prima vi era stato detto? Perché secondo lei, per la sua esperienza, c'è stata una settimana in cui invece non c'era questo problema? Dal 22 al 27 si diceva di indagare sulle polmoniti, poi si è cambiato, ma è alquanto strano questo, effettivamente. Sì, io ricordo ancora perché il 22, il 21 pomeriggio, come accennava prima lei con giusta puntualità, è cambiato il mondo in Italia, no? Il mondo in Certo, Italia. certo. Perché da quello che era inizialmente il contatto cinese, poi è diventato il contatto italiano, il Già. contatto di Lodi, Codogno e via dicendo poi. Il problema di gennaio, fine dicembre-gennaio, è stato un problema pre-Covid italiano, mettiamola così, in questi Certo. termini. Poi Cremona si è mossa in maniera tempestiva dal 21 febbraio, perché quando è venuto il Covid in Italia, tra virgolette sempre io sto dicendo, e Certo. le indagini di laboratorio sono state raffinate, per la verità noi stiamo vedendo anche oggi qualche polmonite residua, però il tampone Covid non sempre dà una positività in alcuni pazienti che ci saremmo aspettati essere positivi. Mi spiego Certo. No, meglio. no, ma prego. Prego. No, prego. Probabilmente il Covid positivo, tampone positivo, è meno presente di prima, cioè abbiamo meno casistica Covid, decisamente meno. Io ho usato diversi giorni fa un termine di virus spento, è un Sì. virus attenuato, ha una virulenza minore, è presente ancora, non è Certo. scomparso, No, no, ma però abbiamo. non è Lo più il virus sappiamo, di prima. non è scomparso, l'attenzione